I figli di Napoleone Bonaparte. Napoleone è stato forse il più brillante genio militare del suo tempo e un politico dalla insaziabile ambizione, che lo portò a scalare le vette del potere da ufficiale al soldo della rivoluzione a imperatore della Francia. Eppure, dopo 10 anni di matrimonio, ancora non aveva un erede per il suo trono. Sua moglie, Joséphine, o Giuseppina in italiano, di Beauharnais, con cui aveva una relazione passionale e tormentata, era una donna vedova, già madre di 2 figli, per cui la sua più grande paura era di essere un sovrano sterile. Come molti degli uomini del suo tempo, era aperto a relazioni al di fuori del matrimonio, se gestite con riservatezza, anche se mal tollerava la stessa libertà da parte di sua moglie. In Francia e nei paesi da lui conquistati non era raro intrattenesse relazioni con attrici o ballerine più in voga o con signorine della buona società, spinte dalle famiglie ad avvicinarglisi in cambio di favori o privilegi. Dovettero passare molti anni e molte relazioni, ma fu con almeno 2 di queste donne che Napoleone concepì 2 figli prima del legittimo erede al trono. Carlo Leone de Noël. Era figlio di Eleonora Luisa Caterina de Noël de la Plegna, una donna di origine spagnola proveniente dalla classe media. A 18 anni aveva sposato un giovane ufficiale francese, ma soli 2 mesi dalle nozze egli finì in carcere ed Eleonora si ritrovò sola e priva di mezzi. A servizio come dama di compagnia presso la sorella di Napoleone, Carolina Bonaparte, moglie del generale Gioacchino Murat, quest'ultima pensa subito di fare di Eleonora l'amante del fratello, probabilmente per infastidire l'odiata cognata Giuseppina. Ma Eleonora sa bene i vantaggi che le possono venire dalla posizione di amante dell'imperatore e alla fine del 1806 nasce un figlio, il primo di Napoleone, che ne dimostra la capacità procreare. La madre vorrebbe chiamarlo come il padre, ma egli le concede solo la seconda parte del suo nome. Sarà quindi Carlo Leone. Il bambino non venne mai riconosciuto ufficialmente, ma fu comunque elevato al rango di conte e gli fu garantito un sostegno finanziario. Gli amanti interruppero sin da subito la loro relazione e 2 anni dopo Eleonora sposò con una generosa dote da parte dell'imperatore un giovane ufficiale francese. Dato per disperso in seguito alla campagna di Russia, si sposò infine una terza e ultima volta nel 1814. In seguito alla caduta di Napoleone, Carlo Leone ebbe un lascito testamentare. Fisicamente pare rassomigliasse il padre, ma la loro indole divergeva completamente. Pigro ed indolente, non concluse gli studi e sperperò i suoi averi in debiti di gioco e investimenti fallimentari, morendo povero all'età di 74 anni. Padre di 6 figli, ha discendenti diretti, anche se la sua linea ereditaria maschile si è interrotta durante la Prima Guerra Mondiale. Alessandro Florian Giuseppe Colonna Walensky. Il secondo figlio di Napoleone fu frutto invece di una breve ma intensa storia d'amore con Maria Walenska, appartenente a una famiglia di antica nobiltà polacca. La sua famiglia attraversò una crisi finanziaria quando, ancora bambina, suo padre morì lasciando sua moglie e 7 figli. A 18 anni viene descritta come una grande bellezza, con capelli biondi e grandi occhi azzurri. Il conte Walensky, di 52 anni più grande, si invaghì di lei e la giovane subì forti pressioni da parte della famiglia per sposarlo e mettere così fine ai loro problemi finanziari. In quegli anni la Polonia, a causa delle spartizioni del suo territorio, era stata cancellata dalle carte geografiche dell'epoca. I polacchi e Trest e Maria vedevano in Napoleone Bonaparte l'unico uomo capace di ricostruire la sovranità del paese. Giunto nel territorio polacco alla fine del 1806, i 2 si conobbero in ballo e l'imperatore ne rimase subito colpito. Maria si mostrò riluttante a divenire l'amante e furono necessari diversi inviti da parte di Napoleone uniti al tacito consenso del marito, poiché le cedesse. Finì
con l'innamorarsi veramente di Napoleone, sentimenti che i cronisti dell'epoca dissero fossero sinceramente ricambiati. Maria diede alla luce un figlio, Alessandro Giuseppe, nel maggio del 1810. Sebbene fosse indiscutibilmente frutto di una relazione extraconiugale, fu ufficialmente riconosciuto dal vecchio conte e portò quindi il nome Colonna Walensky. Il legame affettivo della coppia proseguì fino al secondo matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, ma anche in seguito ella era spesso in visita a Parigi e andò a trovarlo col figlioletto durante il suo esilio all'isola d'Elba. Il loro ultimo incontro avvenne il giorno prima della partenza definitiva di Napoleone per l'isola di Sant'Elena. Contrariamente al fratellastro Carlo Leone, Alessandro non si sarebbe mai vantato della sua discendenza, ma al contrario si dichiarerà sempre figlio del conte Walensky. Tuttavia, per tutta la vita mantenne rapporti amichevoli con i membri della famiglia Bonaparte. Divenne un brillante diplomatico e suo cugino, Napoleone III, lo nominerà ministro degli esteri durante il Secondo Impero. Insignito della Legion d'Onore e del titolo di duca, morirà a 58 anni a causa di un ictus, ma lasciò numerosi discendenti diretti che vivono oggi prevalentemente in Francia. Napoleone II. L'erede legittimo di Napoleone Bonaparte nacque il 20 marzo 1811 dopo un parto estremamente complicato. Sua madre era Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, figlia dell'imperatore austriaco Francesco I e seconda moglie di Napoleone, che egli aveva sposato dopo 14 anni di matrimonio sterile con Josephine e successivo divorzio. La sua nascita venne festeggiata da 101 colpi di cannone e il padre lo investì del titolo di re di Roma. Il suo nome esteso era Napoleone Francesco Giuseppe Carlo Bonaparte, in omaggio al padre, ai due nonni e allo zio suo padrino, ma divenne noto con l'appellativo postumo di L'Aiglon, l'Aquilotto, dal poema di Victor Hugo del 1852, intitolato Il piccolo Napoleone. Successivamente ripreso nel 1900 nell'opera teatrale L'Aiglon di Edmond Rostand, che ritrae il giovane Napoleone come un erede sfortunato alla ricerca di una propria identità sulla scia del culto del padre. Il figlio tanto atteso, che doveva perpetuare la dinastia dei Bonaparte, non ebbe però un avvenire roseo. A un anno dalla sua nascita, suo padre partì per la disastrosa campagna di Russia che portò al declino del suo impero. Lo rivedrà 2 anni più tardi e sarà l'ultima volta prima che Parigi cada. Il 4 aprile 1814, con il Trattato di Fontainebleau, Napoleone redasse un atto di abdicazione in favore di suo figlio, ma a pochi giorni di distanza dovette rinunciare alla corona per sé e per la sua discendenza in favore del ripristino della monarchia borbonica. Terrorizzata di finire come Maria Antonietta, Maria Luisa fugge a Vienna col figlioletto, dove vi giunse provata nello spirito e nel corpo. Intanto il marito dall'Elba prima e da Parigi in seguito alla sua fuga le scrive pregandola di raggiungerlo col figlio. Ma Maria Luisa non vi si recò mai, non è chiaro se per volontà personale o dietro impedimento del padre. Quando Napoleone verrà definitivamente sconfitto nella battaglia di Waterloo, non solo il suo destino, ma anche quello della moglie e del figlio cambieranno per sempre. Napoleone abdica nuovamente in suo favore, ma il regno teorico di Napoleone II dura soltanto pochi giorni prima della restaurazione di Luigi XVII. Mentre Maria Luisa ottiene il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, il piccolo Napoleone, ribattezzato Franz dal suo secondo nome, è costretto a rimanere alla corte viennese, orfano di padre e lontano dalla madre, ma sinceramente amato dal nonno, l'imperatore Francesco I. Gli furono dati i territori palatino-bavaresi di Boemia e il titolo di Altezza Serenissima il Duca di Reichstadt. A Vienna, il principe viene cresciuto secondo i valori e l'educazione asburgica. Dai suoi tutori viene descritto come un bambino intelligente, serio e determinato. Imparò il tedesco, l'italiano e la matematica, ma dimostrò sin da giovanissimo un'attitudine innata per la carriera militare.
tanto che a soli 12 anni divenne cadetto dell'esercito austriaco. Negli anni successivi cresce in un giovane di straordinaria bellezza, con riccioli biondi e grandi occhi azzurri. Era inoltre alto, a soli 17 anni aveva già raggiunto e superato il 1,80 m. Particolare curioso se si pensa che Napoleone è passata la storia per essere un uomo notoriamente basso. Durante gli anni di permanenza alla corte viennese divenne nota a tutti l'amicizia tra il principe Napoleone e la principessa Sofia di Baviera della casa Wittelsbach, già madre del futuro imperatore Francesco Giuseppe. Intelligente, ambiziosa e dotata di una forte volontà, Sofia aveva poco in comune col marito Francesco Carlo e pertanto iniziarono a circolare notizie di una relazione tra Sofia e Napoleone. Oltre al fatto che il figlio secondogenito di Sofia, il futuro Massimiliano I del Messico, era nato proprio nel 1832 e che fosse quindi figlio di questa unione clandestina. Ma con tutta probabilità si trattarono solo di malevoli pettegolezzi. Nel 1829, alla morte del patrigno Van Niperg e con la rivelazione che sua madre con lui aveva dato alla luce due figli illegittimi, Franz iniziò a distanziarsi progressivamente da sua madre e iniziò ad aprire gli occhi sul fatto che la famiglia imperiale austriaca lo stava tenendo volontariamente lontano dalla politica per ostacolarlo nel seguire le orme del padre. L'anno seguente, a 18 anni, durante la rivoluzione che portò all'abdicazione di Carlo V, a Parigi si gridava «Viva Napoleone II!» e si pensava ad un trono per lui in Belgio, dove i cattolici stavano conquistando l'indipendenza dai protestanti nei Paesi Bassi, o in Polonia, dove erano vivi i movimenti indipendentisti. Nel 1831 ottenne finalmente il comando di un battaglione austriaco, ma ancora una volta gli venne impedito di fatti di agire sul campo. Troppa era la paura nelle monarchie d'Europa di un suo ingresso sulla scena politica. Il volo del giovane aquilotto, a cui cercavano di tarpare le ali, si concluse nel 1832 nel più triste dei modi. Ammalatosi di polmonite o forse di tisi, si spense a soli 21 anni dove aveva sempre vissuto, a Vienna, alla corte di Schönbrunn. Non si era mai sposato né aveva generato figli. Così la pretesa napoleonica al trono di Francia passò a suo cugino, Luigi Napoleone Bonaparte, che in seguito fondò e regnò sul secondo impero francese autoproclamandosi Napoleone III. Sepolto nella cripta dei Cappuccini come tutti gli Asburgo, in occasione del centenario dei funerali parigini di Napoleone Bonaparte, i suoi resti, ad eccezione delle viscere e del cuore, vennero traslati per volere di Hitler agli Invalides il 15 dicembre 1940, in una tomba vicina a quella del padre, recante l'iscrizione Napoleone II, re di Roma. Se ti è piaciuto questo video, condividilo su Facebook o con i tuoi amici. Mi aiuterai a crescere.